La provinciale quarta seconda fra Belpasse e Nicolosi non è affatto sicura. Lo denuncia un residente che in particolare indica nella curva S all'uscita di Belpasso per Nicolosi nei pressi dell'Altarino di Cisterna Regina uno dei punti maggiormente critici, teatro di diversi incidenti anche mortali. In pratica le auto al termine dei due rettilinei nelle diverse direzioni di marcia si ritrovano ad affrontare la pericolosissima curva che ha pure una pendenza causa di sbandate sottosterzo, specie in caso di pioggia. I muretti demoliti in più punti e protetti da un'effimera rete in materiale plastico ne sono la dimostrazione più evidente. Dossi per rallentare e altre misure sono invocate dai residenti. Circa un paio d'anni fa, in occasione di un muro diciamo, a confine con casa mia, ma di pertinenza della provincia, feci delle segnalazioni perché i continui incidenti su questo tratto di curva appunto causano la rottura dei muri laterali alla provinciale. In occasione di questa segnalazione feci notare che il problema erano i rettilinei e questa curva diciamo, improvvisa. A cui non c'era nessuna prevenzione. Quindi, venendo da questi rettilinei senza i dossi, le macchine o vuoi un po' per la velocità, vuoi per queste curve abbastanza chiuse, vuoi per l'acqua congelata, per il traffico elevato, eccessivo che c'è su questa strada dove transitano sia camion, ciclisti, scout, gente a piedi. Quindi gli incidenti sono numerosi e chiesi appunto in occasione del rifacimento di quel muro, che fortunatamente poi mi fecero, la possibilità di installare dei dossi a protezione, perché ci sono stati degli incidenti gravi, anche mortali, sia da questo lato che dall'altro lato della provinciale. Però la provincia, vuoi per mancanza di fondi, vuoi perché ritengono il problema dovuto solamente all'alta velocità e non alla strada o all'eccessivo traffico, purtroppo ancora non sono intervenuti. E siccome gli incidenti sono continui, per fortuna mortali ce ne sono pochi, però ci sono stati, ma sono continui gli incidenti. Se è possibile sensibilizzare chi di competenza per poter installare dei dossi e possibilmente anche dei divieti di orari per camion di grosse dimensioni, insomma qualcosa per preservare anche la vita di chi traffica queste strade.